que abandonem po e vege creuse e se cacemo un ticarugi. Partindo da Ciasa Matteotti, percorrimo San Lorenzo in a Ciasa Rebeta, rasentando i carugi limitrofi di questa bellissima via di San Lorenzo. Ci siamo Ciasa Matteotti, un tramvai che viene da via Cardinale Boetto, un vecchio tramvai. Chi è mese le carrozze, allora non che ha di auto, non che ha niente, di cavalli e carrozze, che fa un servizio pubblico. Chi è in solitario, si vede che era tra fatto festa, la giornata che tu code, e se in liberi. Se proseguimo, chi è a Ciasa Matteotti, con sfondo da Giesa di Sant'Ambrogio, è un po' come l'elegante agente della Lua, perfetta. Chi che invece il tramvai che viene giù da San Lorenzo, e la gente alla nave con il cappellino che ha il passaggio di Benunari, questi, si può dire. Chi ne vede balilla, almeno credo che sia già una balilla perché a me quei tempi non è ancora conosciuto, con sfondo da Cattedrale di San Lorenzo. Ecco, chi invece che pareva un barba, un panete con short e con la divisa, o quasi sa vergogna di fare quello lì. Chi vede i caretti, che portavano di tutto, i tamborelli, ma pare che se ci abbia un nome del genere. Chi invece il tramvai torna di quei tempi, mi non ne ho conosciuto, questi qui, quelli dopo lo conosciamo, sto chi noi. Andiamo avanti, chi sempre le macchine con gente che gira, un sfondo sempre da Cattedrale di San Lorenzo. Proseguendo, ecco chi due figliuami, Svenotin, che si mette in posa, quando ti vedevi un fotografo, lui, tum, ti sei subito allerta, eh. O invece che le motifiche stacca la macchina. Chi ne aveva la carrozza, che doveva fare servizio pubblico, non so, solo in tassi o un autobus, che fava a quei tempi. Ecco chi l'eleganza di Cignue, con il suo bello capellino, sia uomini che donne, però lui l'eleganza è imperativa. Ecco chi invece che Ciasa Matteotti un po' più moderna, che ha una giardiniera, una giardinetta veramente, a 500, un pullman, questi sono vecchi pullman proprio, quelli di tempi, con sfondo di porta soprana, via la vecca, se va dentro lì. Chi ne vedo invece il carretto è davanti a Cattedrale San Lorenzo. Oh, chi ha gente invece che percorre in discesa via San Lorenzo con scia dritta andiamo a Cattedrale San Lorenzo, si vede in Leone de Marmo. Questa è la prospettiva, l'è pigiato basso. Si vede proprio spassin che spassa cose, la roba di cavalli. Ecco chi a mia posta bella linda fotografia chi è. Quelli pomeli argentè rimarcava una volta i passaggi pedonali. Mico a moto, qualche volta con sghigiolo addosso. Chi siamo invece di Ciasa San Matteo e con Palazzo Doia, Andrea Doia, mi pare che si chiama, sì, Andrea Doia, che poi si va a salire a Cinesquattro, sale San Matteo, e si va a San Matteo e si va a via Davide Chiossone. Ecco, ora siamo molto moderno, l'antico l'abbiamo lasciato perdere. Questa è la Ciasa Matteo a Tiova, bellissima. Rimodernò un pochino il palazzo, vendendo qualche mano di tinta. Questa via San Luis è inusuale, questa fotografia coperta, che non c'è gente, ma paga tre pedini. Di solito strappina, è difficile fare fotografie senza bisogno di qualche dio. O percorrimo San Lorenzo in discesa, e in scia sinistra troviamo anche volto Baliano, con le porte a Canneto. O ho aperto la fotografia anche da sinistra in verso. Da Canneto l'ho fatto verso San Lorenzo, per indicare dove lo carugin. O proseguiamo qui per sempre San Lorenzo, a sinistra troviamo Vico Nostra Signora del Soccorso, che ha un canetto o lungo. A seguire, sempre dopo, Vico San Gottardo, anche questo canetto lungo. Da San Lorenzo a canetto lungo. Proseguendo troviamo via Chiavera. Ecco, questa è la traversa. La via canetto lungo, la via Giustinien
e poi a va a sbattere in San Bernardo, un ticarugi di San Bernardo. Chiediamo largo sanguinetti, oppure una ciassettina, bella, una volta che ha un negozio di abbigliamento molto rinomato, perché allora si mettiamo tutti i vestiti, i trenci, i capoti, o andiamo tutti in giro con Cimin, e magari a moda è un po' transandati, mughe. Eccolo qui, questo è qui un negozio che ho citato prima. L'ha scioccato che è un vico del Gesù, con il portiere in canetto. Ora vediamo anche a prospettiva del vico del Gesù, di già da canetto verso la Ciassetta. Proseguiamo torna per San Lorenzo e in fondo, quasi in fondo, in scia sinistra troviamo via Canetto il Curto, che si incrocia con via Canetto il Lungo, che va a Ferrara, va a sbattere sotto i portici sotto Riva. E l'ultimo carugio invece, che mi vico da Nuge, che in fondo, che in cancello, l'anseroa, prima l'ho aperto, si vede che è un robot, oppure boh. Ecco. Ora dovessimo essere in fondo a via San Lorenzo, quindi arriviamo in Ciassa Raibetta, Ciassa della Raibetta, che in scia sinistra andiamo a Cavour, in scia destra andiamo a caricamento. Niente, ripigiamo a strappa, andiamo in San Lorenzo e fermi carugi in scia sinistra montando, E troviamo Vico Gibello, con le porte a Ciassa dei Marini, Sottoriva, ecco, subito dopo troviamo via Canetto il Curto, che va in via San Pietro dalla Porta o Cinque Lampadi. Avanti sempre in su, in scia sinistra, troviamo Vico dei Gradi, che va in Vico del Filo. Proseguendo ancora, troviamo Vico San Ginesio, che a sua volta anche lei va in Vico del Filo. Proseguendo, ecco, arriviamo in Ciassa San Lorenzo. Oh, questa è la scatta che ha le macchine, ma aspettò un minuto e non è venuto, ma non è facile trovare. Ecco chi è, a Ciassa della Libera, gran pedone solo. E l'ereo, perché chi è sempre più di gente, dei turisti, di tutto. A meno che non ti venga di notte. Ecco, in parallelo, andando verso San Lorenzo, mancia dritta, abbiamo Vico del Filo che va a sbattere in Canetto Curto. E poi Ciassa Spole Pie, vabbè, roba varia. Altra prospettiva di Vico del Filo. Subito chi ha accanto, parallela via Scorreria, di Vico Ivrea. Apro a Vico Ivrea, chi una volta è mutita più, anche molto, mi sono venuto quelli, senza quello non ti puoi vivere mai. E andando avanti che troviamo Ciassetta Ivrea. In suo sfondo, se vedo Carugin, o le Vico Squarciafico, con Davi con Doratori. Una volta lì che è una casa di tolleranza, lo Squarciafico. Ora ritorniamo su e da Ciassa San Lorenzo vediamo questa bella prospettiva di via Scorreria in basso verso Campetto. Proseguiamo in scia dritta, abbiamo questa che è la Porta Santa, che l'arva una volta ogni... cioè deve essere orari per visitarla. Meno che sono eletto di gavete, Ecco lì, questa è la ciassetta di San Giovanni il Vecchio, dove si vede quella Porta Santa in fondo. Ok, non si vede qua, ma se l'abbiamo vista in una fotografia precedente. In parallelo, a sinistra, troviamo via Tommaso Reggio, che va a Curia Cervescovile, che saliva a sbattere e poi c'è San Matteotti. Niente, entriamo in San Lorenzo per concludere questo video. E come ho detto, andiamo Ciassa Raibetta per terminarlo lì, che poi il prossimo andiamo in Ciassa Caricamento. Altra bella Ciassa Resina. Ok. A mezzina, tra Creuse, Carugi, Ciasse e Panorami. Te emigro all'estero? Te invece zenese che ti trasferì in teatri si te per motivi di travaggio o altri motivi? E te che sempre a Città Resina? Te puoi agire per Carugi? Non c'è problema. Che penso mi?
su in Vegio Zanese, quindi si classe 1938. E questo poema anche rivisita anche tutte le creuse, una volta a Strazetti che passavano qui, i contadini, o a qualche lingua per cocca non asfaltare, ma vabbè, comunque è due, qualche lingua, ma per fortuna mi sta bene in salute, quindi se ti mi segui mi fa piacere e penso che ti faccia piacere anche a te rivede a sita come lei. Un cavo saluto a tutti che mi seguono. Ciao, ciao.